ragazzi, è il momento di Pier Giorgio o di Freddy. Buonasera, buonasera. Buonasera a voi. Caro di Freddy, come stai, caro di Freddy? Caro amico mio, Raffaello Cortina editore, c'è del marcio in Occidente, Pier Giorgio di Freddy, che è una pamphlet contro l'Occidente, giusto Pier Giorgio? Tutto contro, sì, completamente. Innanzitutto rispondo alla tua domanda, stavo benissimo, spero di star bene anche dopo l'intervista. Sì, starei benissimo contro i tuoi vecchi nemici, diciamo, contro i tuoi ex nemici. Ma sì, no, ogni tanto abbiamo delle polemiche, naturalmente, poi io sono abituato a non pensarla proprio esattamente come tanti altri, no? Quindi non c'è questo dubbio. In effetti hai ragione. Questo è un pamphlet che in un certo senso solleva un po' di perplessità, perché più che tanto l'Occidente è la confessione di un occidentale dei suoi peccati. Non so se uno quando tu confessi, a confessarsi nel confessionale, poi dopo no, è contro, diciamo così, i suoi complici, diciamo così. Tu ti senti colpevole di essere occidentale. Colpevole di che cosa, scusa? Aspetta, fammi sentire, questo è interessante. Colpevole di essere occidentale, tu che ti senti in colpa per i reati o per le cose, per le nefandezze che l'Occidente commette. E cosa abbiamo commesso, scusa? Che cosa abbiamo commesso di così terribile? Mi sento in colpa in tanti gradi diversi, naturalmente, no? Perché per esempio il colonialismo, certo, io sono erede, no, di quella tradizione. E dunque per questo ti senti in colpa, certo. Il motivo per cui oggi, per esempio, noi siamo ricchi, no, e viviamo appunto in 10% della popolazione che ha 90% delle ricchezze del pianeta, è anche dovuto, no, a quello che è successo prima. È un po' come, per esempio, il figlio, che ne so, di un grande, o magari il bisnipote di un grande ladro, no? Un grande mafioso, eccetera. Quello è ricco, no? però voglio dire, dovrebbe sentirsi in colpa, no? Per il fatto che i capitali sono stati accumulati. Cioè, sta paragonando l'Occidente proprio al figlio di un grande mafioso. Cioè, sostanzialmente lui dice, scusa, abbiamo creato la democrazia, professore difesa, mio. Cioè, no, aspetta, l'Occidente ha fatto peggio della mafia. Aspetta, fammi sentire. Abbiamo creato la democrazia, di che cosa dovremmo vergognarci? Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo creato. Ma professore, ti faccio un esempio, tanto per non parlare appunto in astratto. Per esempio il Belgio, che ovviamente faceva parte dell'Occidente, no? Sappiamo tutti, no? Con Leopoldo II, no? Certo. È andato in Congo, quando ci è arrivato c'erano 25 milioni di persone, e dopo 30 anni, quando alla fine è finito il regno, no? Ce n'erano ancora 12. Cioè, è un genocidio che, tanto per fare le cifre, no, è il doppio di quello che è successo durante la seconda guerra mondiale nei confronti degli ebrei, no? E questa è una delle colpe dell'Occidente, no? E il colonialismo ha fatto così dovunque, decine di milioni di morti, la tratta dei neri, per esempio. Però, no? Dunque, tu dici, scusami, Pier Giorgio, tu dici una cosa sostanzialmente: tu dici che siccome noi siamo gli eredi di quella roba lì, e noi siamo un po' come i figli dei mafiosi che ereditano le fortune dei mafiosi che sono state, diciamo, ottenute con morti, assassini, eccetera, reati, eccetera. Per esempio, certo, sì. O di Freddy. Forte, ma secondo è inutile, scusami, perché ripeti, signor O di Freddy? Noi dobbiamo dire una cosa molto semplice: grazie Occidente, noi abbiamo creato in Occidente una cosa meravigliosa che si chiama democrazia. E questo è innegabile. Come Rampini, no, come dice Rampini ha fatto Rampini ha fatto un libro straordinario proprio per mettere in evidenza questo, perché l'Occidente è sinonimo di democrazia, che è una cosa straordinaria. Noi l'abbiamo creata. Come l'abbiamo fatto? Grazie alla borghesia, grazie alle rivoluzioni, anche grazie a qualche testa che è rotolata. Grazie alla rivoluzione francese abbiamo creato la democrazia. Pier Giorgio di Freddi ha un'altra tesi che pallottola che è rotolata, mi sembra un po' Qualche testa, certo, nel libro cerco di mettere anche le cifre, perché adesso poi naturalmente noi ci scherziamo sopra, ma parla di decine di milioni di persone che sono morte solo per il colonialismo. Non pensiamo poi alle guerre, per esempio, che abbiamo fatto in giro per il mondo. Vi do un dato, per esempio. Perché poi i dati sono abbastanza interessanti, no? Ad esempio gli Stati Uniti dal 1945 a oggi hanno fatto interventi militari all'estero tutti gli anni, eccetto tra il 1976 e il 1980. Dunque gli Stati Uniti è un paese di guerra fondai, dici?
Questo tra l'altro io cito i rapporti del Congresso americano. Sì, voglio capire, secondo te, 500 interventi appunto che sono stati elencati dal Congresso americano dal 45 a oggi, la metà dei quali dopo la caduta dell'Unione Sovietica e del Muro di Berlino. Quindi negli ultimi 30 anni 250 interventi all'estero. Quante volte ne abbiamo sentito parlare? No, tu stai dicendo, certo, se noi basiamo la nostra opinione sull'Occidente in base ai dati che normalmente circolano, appunto non possiamo immaginarci e cullarci nell'illusione di essere il paragone forte. Il paragone forte che fa Odifreddi però è quello tra sostanzialmente NATO e USA utilizzano lo stesso principio del nazismo, che sarebbe Uber Alles, giusto? Ma per carità, ma come si fa a dire una cosa? Giusto o no? Tra l'altro poi, poiché in genere cerco di pararmi le spalle, no? Ho preso lo spunto da un raccontino di Borges molto interessante che si chiama Deutsches Requiem, in cui c'è un gerarca nazista che è stato condannato a morte, deve essere, credo, fucilato, impiccato il giorno dopo, e lui dice: ah bene, sono contento che muoio tranquillo perché abbiamo vinto la guerra. E uno dice: ma come avete vinto la guerra? Dice: la guerra l'avete persa, no? E lui dice: beh, questa è l'impressione che abbiamo dato, no? In realtà quello che a noi interessava era far trionfare la nostra ideologia, e l'unico modo per battere i nazisti era quello di diventare uguale o peggio a loro. E chi sono diventati? Le democrazie sono peggio dei nazisti, professore! Ma chi sono diventati? Le democrazie sono peggio dei nazisti! Sì, lo so, però Ma non me ne fotto di Borges, però democrazie sono peggio dei nazisti! Era un conservatore addirittura, no? Però scusami, ma che c'entra? Ma io ti chiedo, le democrazie sono peggio dei nazisti, ma come si fa a dire una cosa simile, professore? Diciamola così. Diciamola così, se ti può piacere. Bisogna cambiare il titolo del libro. Un nazismo dal volto umano, ecco. Secondo te, scusami, nazismo dal volto umano. Stati Uniti, NATO e anche Israele, dice lui. Israele si comporta come i nazisti, secondo te, Odifreddi, o no? Ma questo di nuovo non sono io che lo dico, no? L'altro giorno poi con Parenzo ho cercato di citare le fonti, no? Nel dibattito che ha fatto Camogli, no? Chi lo dice? In realtà lo dicevano degli ebrei emigrati negli Stati Uniti nel 1948, no? Quando Begin, che è il fondatore, io sto parlando di adesso, secondo te Israele si sta comportando come i nazisti o no? Adesso, Netanyahu è al governo con questo partito che si chiama Likud, quando lui fondò il precedente partito che si chiamava Herut, no? Andò negli Stati Uniti e una ventina di ebrei che erano espatriati, no? Vabbè, allora... la guerra, no? Dissero: questo partito fatto da quest'uomo, no? Ha gli stessi mezzi, gli stessi fini, lo stesso bacino elettorale dei partiti nazisti e fascisti europei. Tra questi 20 intellettuali che avevano firmato questa lettera c'erano Albert Einstein da una parte, Hannah Arendt dall'altra, che sapevano che cosa voleva dire dare del nazista La domanda è questa: oggi Israele si sta comportando come i nazisti? Ti faccio una domanda diretta, che voglio una risposta diretta, vorrei. Ma sai, è facile dire sì o no a questa domanda, poi potrebbe essere fuorviante, no? Perché uno dice: ma in realtà non ci sono i campi di concentramento, no? Per esempio, io credo che Israele ha delle grosse colpe, però tutto sommato, no? È una situazione limitata. Ma si stanno comportando come i nazisti o no? Si stanno comportando come i nazisti o no? Si stanno comportando malamente, però in quel caso lì, appunto, no, è una cosa un po' diversa. Io preferisco paragonare l'Occidente ai nazisti, perché lì ci sono effettivamente, come ho citato prima, no, quando uno va in Congo e fa 12 milioni di morti, allora lì le cifre effettivamente non sono paragonabili, per esempio, a quella dell'Olocausto. La NATO è un'organizzazione criminale. In Palestina i morti sono tutto sommato limitati, anche se, sai, come diceva John Donne, quando la campana suona anche per uno, no, suona per tutti. Senti, un'ultima domanda è questa: di palestinesi morti, sono decine di migliaia. La NATO è un'organizzazione criminale, secondo te? No, criminale, la NATO è un'associazione militare, sai, poi dipende quali sono le proprie opinioni sui militari. Io, per esempio, che sono un antimilitarista, che ho fatto servizio civile qua al posto del militare, no, ovvio che non vedo bene. Ma perché i paesi, scusami professore, perché i paesi che vivono al confine con delle dittature come la Russia chiedono di entrare nella NATO? Perché
si sentono più sicuri. Perché? Perché? Te lo spiego molto facilmente, perché Clinton alla fine degli anni 90 deciso, invece di dissolvere la NATO come avrebbe potuto fare, visto che si era dissolto il patto di Varsavia, ha deciso di dire: noi adesso vogliamo spingerci fino ai confini della Russia, perché vogliamo stravincere. In realtà è stato un errore. Ma sono più o meno i paesi come che chiedono di aderire, professore. Non è la NATO che si espande, che il fatto che non è vero nemmeno formalmente, perché nella NATO si chiede un'ultima cosa, professore. Un invito, certo. Professore, non è che si chiede professore, Putin è più amato dei leader occidentali, secondo lei? Lei l'ha detto chiaramente, il più amato. Ha più consenso, ovviamente, non da noi, sì, certo, dai russi. Però i nostri leader occidentali, ovviamente, poi è molto più difficile, no, ricevere dei consensi così grandi. Ma chi ha detto che è più amato? Quando sulla poi base bisogna di che cosa dividere il consenso tra tanti partiti, eccetera. Ma sulla base di che cosa dice che è più amato? Beh, dai, sulla base di che cosa dice su due cose, da una parte le elezioni che ci sono state in Russia recentemente, e dall'altra parte i sondaggi di opinioni. Ma anche Mussolini dicevano che era amato, pure Mussolini dicevano che era amato durante il fascismo per un lungo periodo. Mica ce lo dobbiamo dimenticare, certo. Adesso ma noi parliamo di Mussolini, regime, dopo che ha perso la guerra tutti lo odiavano. Ma perché? Perché sennò fai la fine di Navalny. Se ti opponi, fai la fine di Navalny e la gente ha paura. Sai cosa dicevano gli stranieri, no, alla fine, dopo la seconda guerra mondiale? No? Dicevano che gli italiani erano in realtà 90 milioni, perché prima che Mussolini cadesse ce n'erano 45 milioni di fascisti e dopo la liberazione c'erano 45 milioni di antifascisti. Ora questo è una battuta, naturalmente, però bisogna riconoscere che per un lungo periodo il fascismo è stato popolare. Ti faccio bene, un esempio, grazie, no, prof, che... la dobbiamo abbandonare, grazie, arrivederci. Ecco, forse ciao. Meglio non farlo. Ciao, grazie, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Pubblicità. Diamo valore ai tuoi risparmi.